Benvenuti in questa nuova puntata. Io sono Federico Lonzoni, fondatore di Tartle Road, azienda di educazione finanziaria rivolta ai giovani che insegna come risparmiare, come investire e qual è la psicologia vincente sui mercati finanziari. In questa puntata di XTB Live News, come ogni settimana, vi andrò a fare un rapido update, aggiornamento per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin e per quanto riguarda il mercato cripto in generale. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di mettere un mi piace, un commento qua sotto e soprattutto non solo consigli finanziari, e fai sempre le tue ricerche prima di mettere a rischio il tuo capitale all'interno dei mercati finanziari. Allora ragazzi, non è assolutamente cambiato nulla dall'ultima puntata per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin, ma in realtà anche per quanto riguarda i mercati cripto in generale. Nel senso, siamo in una fase noiosa, siamo praticamente in pieno bear market. Purtroppo c'è da dire che Bitcoin in questa fase di mercato c'entra gran poco, e purtroppo la causa, la sapete meglio di me, è dovuta semplicemente a l'inflazione, politiche monetarie della Federal Reserve restrittive, abbiamo le varie ancora pandemie, blocchi, prezzo del gas, il prezzo del petrolio che sì, è iniziato a scendere qualche giorno fa, però insomma inflazione alle stelle, perciò capite che la situazione macroeconomica, la guerra, tensioni, la situazione macroeconomica è quella che è, e purtroppo questo non aiuta. Stiamo arrivando, siamo ormai in una sorta di recessione, perciò Bitcoin ovviamente ne risente, però fa parte comunque del ciclo dell'economia, cioè non è che adesso da qua ai prossimi 100 anni staremo in recessione, quindi è solamente un momento momentaneo a mio parere che passerà, perciò bisogna semplicemente avere pazienza e aspettare che la tempesta finisca, anche se come ogni volta io credo che queste situazioni di mercato siano in realtà una grande opportunità per gli investitori a lungo termine, e che vadano poi a creare una sorta di gap generazionale, no? Cioè nel senso, questa per me è un'opportunità se uno investe nel lungo termine. A mio parere Bitcoin a $20,000 da qua a 10 anni è un'opportunità di acquisto veramente veramente imbarazzante, cioè nel senso è un prezzo molto 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 economico a mio parere, ovviamente non è un consiglio finanziario. Per quanto riguarda il breve termine, gli scenari attualmente sono due, nel senso o ci fa una sorta di rimbalzino seguendo anche magari l'andamento delle borse americane, se spingono anche un po' verso l'alto. Attualmente le borse americane sono abbastanza piatte, quindi vedete che anche qui non c'è una sorta di reazione da parte delle borse statunitensi. Luglio è anche un mese abbastanza importante, escono anche le prime trimestrali già da settimana prossima, quindi inizia a essere un mese molto caldo oltre alla temperatura che è già alta, però è un mese delicato. Vediamo se riesce a fare una sorta di rimbalzino l'S&P 500 e anche il Nasdaq, andrebbe a portare su ovviamente anche il prezzo di Bitcoin e delle cripto. Lo sappiamo molto bene, siamo in un'area abbastanza importante che è quella della media 200 per quanto riguarda Nasdaq e S&P, e statisticamente comunque lo va a fare questo rimbalzino anche magari prima che vada a crollare tutto. Anche nel passato, bolla del 2008, la prima volta che è andato a toccare comunque ha fatto una sorta di rimbalzo del più o meno 8, poi quanto ancora qua, 10-20% circa, perciò ci può stare che faccia una sorta di rimbalzo. Poi io non so dirvi se accadrà una roba del genere, ovviamente per le cripto non dico che sia la fine, ma veramente sarà difficile. Se ciò non accade, allora magari possiamo anche aspettarci una sorta di rimbalzo di questo tipo, quindi un periodo di difficoltà, però poi dopo insomma la tempesta prima o poi finisce, e ovviamente se la tempesta finisce a livello macroeconomico sicuramente va ad aiutare anche il prezzo di Bitcoin, che è sotto la media 200 sul settimanale, e guardate la cosa interessante, non è mai stato così tanto tempo sotto la media 200 sul settimanale, quindi Bitcoin è proprio in una situazione di debolezza assurda,
E ovviamente questo, per chi crede in questo asset e per chi investe nel lungo termine, è un'opportunità di acquisto veramente importante. Non è andato ancora a toccare la media 300 sul settimanale, zona che potrebbe essere interessante. Io la considero praticamente, non dico il bottom, però molto vicino, che è intorno ai $16,000 per quanto riguarda le bande logaritmiche. Invece vedete che comunque sul lungo termine, se Bitcoin continua il suo trend di adozione, crescita e sviluppo, capite che a mio parere rimane una grande opportunità. Certo è, non mi aspetto una risalita per quanto riguarda Bitcoin a V, secondo me sarà meno fino alla fine dell'anno, come vi dicevo anche nelle altre puntate, un periodo di lateralizzazione, comunque noia, almeno fino alla fine dell'anno, per poi magari riprendere un po' fiducia nel 2023 e successivamente nel 2024, che ricordiamoci ci sarà anche l'halving di Bitcoin. Che cos'è l'halving? È il dimezzamento dell'offerta di Bitcoin. Sapete che Bitcoin è un asset con un'offerta fissa limitata a 21 milioni di Bitcoin, e ogni 4 anni c'è il dimezzamento delle emissioni di nuovi Bitcoin all'interno del sistema Bitcoin. Quindi praticamente riducendo l'offerta e la domanda rimanendo uguale, economia, il prezzo tende a salire. Quindi questo è quanto riguarda a breve termine. Bisogna semplicemente capire come si muoveranno i mercati tradizionali. C'è la possibilità di un'ulteriore discesa, a mio parere in zona $16,000, assolutamente sì. Se vediamo le trimestrali negative, se vediamo le borse tradizionali crollare, aspettatevi appunto un crollo in zona $16,000. Se invece le cose vanno un po' meglio, beh, sicuramente allora possiamo avere una sorta di respiro in zona $28,000. Una cosa però abbastanza sicura, ovvero vedere la dominance comunque rialzarsi. A mio parere qui siamo in un minimo, in un higher low, ovvero un minimo più alto rispetto a quello precedente, e appunto un massimo più alto rispetto a quello precedente. Secondo me siamo in un trend rialzista per quanto riguarda la dominance di Bitcoin. Ciò significa che le altcoin in prezzo di Bitcoin e in prezzo di dollaro faranno fatica, soprattutto in prezzo di Bitcoin sovra Bitcoin sovraperformerà le altcoin, quindi ci sarà una sottoperformance da parte delle altcoin in prezzo di Bitcoin. E questo è, insomma, la situazione rimane quella che è, e in questi momenti ci sono anche tanti cripto fallimenti, fa parte della natura di mercato di questo di questi momenti. Io comunque ci tengo a ringraziare tutte le paper hands per i satoshi a questo prezzo, non vi scorderò mai. A parte gli scherzi, a mio parere sul lungo termine siamo in una zona di accumulo molto interessante. Sul breve termine purtroppo la situazione macroeconomica va a incidere tanto quant'è il prezzo di Bitcoin, dato che anche secondo me il crollo, questo qui, dei $69,000, purtroppo secondo me, se non avessimo avuto una situazione macroeconomica così negativa, avremmo potuto vedere anche Bitcoin salire. Ma purtroppo qui erano iniziate le prime debolezze anche sui mercati tradizionali, e poi ci ha fatto proprio iniziare il bear market. Quindi secondo me, se la situazione macroeconomica fosse stata leggermente diversa, vabbè, magari anche con il Covid avremmo velocizzato il tutto. È andata così, vediamo un po' quello che ci aspetta in futuro. Io mi aspetto comunque un periodo di noia e fatica da qua alle prossime settimane e mesi. Ciao ragazzi e a settimana prossima.